No, è affetto politico, siamo destinati a governare insieme. Ho sognato di volare. Più vogliono farci litigare e più ci vogliamo bene. Il centrodestra oggi è una coalizione in Italia, no? No. La tua paura cos'è? Un mare dove non to. Il centrodestra sicuramente a livello parlamentare è oggi polverizzato. Alla logica di squadra qualcuno preferisce la logica del singolo. Alcuni partiti di centrodestra all'atto pratico, tra scegliere l'alleanza di centrodestra e rappresentare il loro campo e scegliere l'alleanza col PD e con i 5 Stelle, scelgono la seconda. Sono stato uno dei pochi a credere all'unità della coalizione, che si è sciolta come neve al sole. Io non commento quello che sta accadendo nelle altre forze politiche. Credo soltanto che anche nel Movimento 5 Stelle serva aprire una riflessione politica interna. Se Di Maio parla di fallimento, se Di Maio ha delle posizioni, le chiarirà, perché lui era in cabina di regia. La politica in questi giorni è rimasta vittima di se stessa. Buongiorno, buona domenica. Allora, abbiamo deciso di iniziare rubando questa clip agli amici di Tagadà, perché incornicia, così secondo me in maniera perfetta, quello che andremo ad affrontare questa mattina con i nostri ospiti nel dibattito, perché abbiamo visto quelle che sono stati gli strascichi polemici all'interno del centrodestra dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, che anche all'interno del centrosinistra, soprattutto nel mondo del Movimento 5 Stelle, qualche ferita insomma l'ha lasciata. Tutto questo in un giorno in cui il governo Draghi spegne la sua prima candelina. Il 13 febbraio di un anno fa giurava Mario Draghi davanti al Presidente della Repubblica. Vado a presentare gli ospiti di questa mattina, parto dallo studio, tornato a trovare Pietro De Leo del Tempo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno e bentornato a Nicola Mirenzi, giornalista, scrittore. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Vedo collegato Sarina Biraghi, buongiorno per la verità. Buongiorno a tutti, buongiorno. E chi questo anno di Draghi l'ha vissuto un po' sulla propria pelle è Vincenzo Sofo, europarlamentare, buongiorno, di Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. Perché un anno fa, credo esattamente il 16 febbraio, vero Sofo? Intorno tra il 15 e il 20, ora non mi ricordo il giorno esatto, ma proprio in questi giorni, sì. Vincenzo Sofo decise di fare praticamente il salto dalla Lega a Fratelli d'Italia perché il governo Draghi non era esattamente nella sua, diciamo, idea di politica, o comunque del fatto non rappresentava esattamente quella che poteva essere insomma una prospettiva per il centrodestra. Allora, noi partiamo da questo tema. Faremo prima, diciamo, un'analisi su quello che è il governo Draghi di questa annata, quello che è successo in questa settimana, e poi cercheremo di capire insomma qual è lo stato di salute dei nostri partiti politici. Allora, io parto con Pietro De Leo, insomma, che dell'area insomma centrodestra e dei rapporti con Mario Draghi ne ha scritto, ne ha parlato anche stamattina, insomma, c'è un'intervista al Tempo al Presidente della Commissione Giustizia Ostellari, perché varata la riforma della giustizia, insomma, appena varato il provvedimento, la proposta che ha visto Marta Cartabia insomma operarsi con i partiti per trovare una sintesi, in Parlamento non dico che ci sarà guerra, ma quasi. Beh, in Parlamento ci sarà un bel agonismo, abbiamo già visto le prime frizioni, pensiamo tra Forza Italia e il PD, innanzitutto sulla metodologia di elezione del CSM, perché Forza Italia, come anche la Lega, vuole il sorteggio, c'è il tema annoso della separazione delle carriere. Insomma, la scelta di non aver messo la fiducia sul provvedimento, se da una parte restituisce centralità al Parlamento, dall'altra farà ispettorare in maniera ancora più chiara tutte le differenze culturali e di vocazione che ci sono all'interno della maggioranza tra forze politiche che sulla giustizia sono agli antipodi. Se pensiamo all'area garantista del centrodestra rispetto a chi con qualche ravvedimento tardivo, ma comunque penso al PD, a 5 Stelle,
ha avuto sempre una vocazione molto affine alle richieste, alle sensibilità dei magistrati, insomma in Parlamento sarà un passaggio su cui poi lo stesso Draghi dovrà un'altra volta, e poi vedremo con quale forza e con quale struttura, mettere in campo tutta la sua opera di mediazione, perché la battaglia degli emendamenti rischia di essere veramente dura. Però Sarina, ecco, questo è uno di quei temi che anche all'interno del centrodestra fa abbastanza discutere, soprattutto per quanto riguarda il referendum, perché c'è una forza politica che è la Lega, insomma, che ha spinto moltissimo sui referendum, sulla giustizia, dall'altra parte Fratelli d'Italia, diciamo, un po' timida sull'argomento, e Forza Italia che cerca di portare avanti, diciamo, la propria battaglia. Già questo potrebbe essere, diciamo, il primo termometro per cercare in qualche modo di rimettere in piedi o rimettere a posto, insomma, i cocci di questo vaso del centrodestra. Beh, l'appuntamento dei referendum è sicuramente un appuntamento importante, e Salvini è convinto che il centrodestra non mancherà, diciamo, compatto a questo step di percorso di governo. Certo è che ce ne sono altri prima. Io penso per esempio martedì alla discussione della normativa Bolkestein sulle concessioni balneari. Anche lì la mozione presentata da Fratelli d'Italia, c'è Giorgia Meloni che aspetta al varco gli alleati per vedere se saranno dalla sua parte per proteggere, diciamo così, tutelare gli imprenditori balneari, che sono una 30.000 aziende. Quindi credo che il centrodestra abbia degli appuntamenti che non può mancare unitariamente, fermo restando che deve, io penso che forse pragmaticamente e forse per utilità ritroverà l'alleanza, perché non pensiamo soltanto alle elezioni politiche, pensiamo che in primavera ci sono le elezioni amministrative, 23 capoluoghi vanno al voto, ci sono 12 sindaci uscenti del centrodestra, quindi quello anche è un momento in cui l'alleanza deve ritrovarsi se vuole affrontare come in maniera solida, compatta, e non fare diciamo le figuracce che abbiamo visto nelle elezioni sia di Roma che di Milano, che sono state anche quelle un campanello della crisi, che diciamo dei malumori all'interno del centrodestra, che con l'elezione del Presidente della Repubblica sono venuti fuori in modo eclatante, ma che già covavano all'interno, perché insomma noi abbiamo un'alleanza che ha visioni diverse, per di più con un partito in questo momento il maggiore che sta all'opposizione, quindi essere di lotta e di governo per la Lega è un momento difficile da gestire, ed è una situazione difficile perché allo stesso interno del partito ci sono due fazioni, ci sono i draghisti e ci sono quelli duri e puri, direi i leghisti veri. Io penso che come è successo agli altri, perché è successo sia al centro-sinistra che al centro-destra, c'è un Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che senza partito, cioè individualmente, si è come dire, inserito in queste alleanze e le ha terremotate. C'è poco da ecco, fare. No, infatti, perché infatti era quello proprio il punto di partenza, insomma, di stamattina, esatto. Un po' il terremoto che ha provocato questo anno di Draghi. Esatto, le ha terremotate, perché appunto i partiti si sono trovati, vuoi per volere del primo Mattarella, che ha creato questa maggioranza, diciamo una maggioranza larghissima e difficile da tenere insieme soltanto perché c'è una pandemia e perché c'è una crisi economica. Sì, l'alleanza va avanti, però poi ci sono i partiti e i partiti devono fanno la loro storia. E se Vincenzo Sofo dovesse fare, scusami Sarina, se Vincenzo Sofo dovesse fare un bilancio, insomma, di questo primo anno Draghi? No, ma io sono d'accordissimo al 100% con quanto ha detto la Biraghi, ma aggiungo un pezzo, che il fatto che Draghi si sia inserito, diciamo, in questa diciamo dinamica partitica non è una
non è una conseguenza casuale, cioè l'operazione Draghi, l'operazione del governo Draghi nasce proprio, io lo dissi ai tempi quando appunto in dissenso con le decisioni della Lega poi decisi di lasciare il partito di Salvini, nasce proprio con l'intento di far deflagrare le forze politiche, gli equilibri politici che erano precostituiti. Infatti da quel momento noi vediamo che abbiamo un governo Draghi dove i ministri dei partiti non rispondono ai partiti ma rispondono al Premier. Questo ha creato delle divisioni all'interno di tutti i partiti della maggioranza e ha fatto esplodere le coalizioni, in particolare le coalizioni del centrodestra. Era esattamente la critica che io muovevo, la critica politica a Salvini in questa scelta, dicendo guardate che così noi andremo a distruggere l'unità del centrodestra, e questo è avvenuto. Come ha detto la Biraghi, il Quirinale, l'episodio del Quirinale è stata solo la ciliegina sulla torta, perché anche durante le elezioni amministrative l'unico leader, l'unica forza politica che ha tenuto la barra dritta rispetto a quelli che erano gli accordi presi è stato Fratelli d'Italia ed è stato Giorgia Meloni, perché negli altri partiti abbiamo visto chi ha fatto mezzi endorsement a candidati che erano competitor, chi ha iniziato ad andare a creare contrasti all'interno della propria coalizione o all'interno del proprio partito. Quindi insomma non è stato, come io ho spiegato qualche giorno fa, è l'epilogo di un percorso che è iniziato un po' di tempo fa, questo della deflagrazione della coalizione del centrodestra, ed è la fine, cito un libro un po' probabilmente anche del metodo Salvini, no? Nella costruzione di questa coalizione, perché probabilmente si è data troppo poca attenzione all'aspetto contenutistico. La Biraghi ha citato la Bolkestein. Io proprio sono tornato ieri sera dall'Abruzzo, dove ho fatto degli appuntamenti proprio con i balneari su allora questo un attimo Sofo, perché poi ci torniamo sull'argomento, perché adesso la regia ha fatto un po' da spoiler, perché era un po' l'argomento che volevo anche introdurre in questa prima parte, ed è un articolo che ha scritto Nicola Mirenzi che si collega a quello che sta dicendo lei, ed è giustifica anche la presenza di Nicola Mirenzi questa mattina qui in studio con noi. Cara destra, oggi Nanni Moretti direbbe con questi dirigenti non vinceranno mai, e questa cosa si aggancia anche stamattina all'editoriale di Augusto Minzolini. È ovvio che Augusto Minzolini, il punto di vista di Minzolini è un po' più guarda molto più a Forza Italia rispetto alla parte sovranista dell'alleanza di centrodestra, però dice una cosa che anche lì l'equilibrio del centrodestra all'interno, centrodestra europeo ma anche internazionale, dice che comunque gli ultimi grandi leader che ci sono stati, ad esempio negli Stati Uniti, Reagan, Clinton, i due Bush, Obama, lo stesso Biden, guardavano sempre comunque al centro. L'unico esempio estremo è stato quello di Trump, e lui dice, e si vede come è andata a finire poi alla fine del periodo da presidente di Donald Trump. La questione che si sta riproponendo, dice Minzolini, da un anno dalle politiche, anche nel centrodestra. Berlusconi lo utilizza da sempre, Salvini lo ha capito, la sua scelta di entrare nel governo Draghi e la proposta di un partito repubblicano sono il tentativo di guidare l'area più attenta ai temi della governabilità. Giorgia Meloni invece sembra più attenta ai seggi che conquisterà Fratelli d'Italia, che non all'obiettivo comune del centrodestra di conquistare il governo del paese, al costo di restare all'opposizione. Posso dirti con una battuta, questa discussione sulla destra mi sembra una cosa molto di sinistra. Esatto, che poi il tono, poi rivedremo quelle parole anche di Nanni Moretti, con questa dirigenza non vinceremo mai. Sì, perché il fatto che loro si avvitino in questa discussione tra il governo oppure l'opposizione, il governo oppure la lotta, la purezza e la coerenza delle idee contrapposta invece allo sporcarsi le mani, cioè una discussione che a sinistra noi osservatori, giornalisti abbiamo assistito per molti anni. Cioè, il mio articolo nasceva da questo. Questo potrebbe essere un nuovo spin-off quello del centrodestra. Ma sì, mi pare che stiano anche ricalcando delle categorie politiche che poi sono un po' quasi, non dico eterne, però esiste questa questione della purezza nella politica, no? In questo momento qui è quello che cerca di fare Giorgia Meloni, che giustamente rivendica la sua
il fatto che sia molto coerente, che abbia una diversità rispetto agli altri partiti. Cioè, e che anche, ad esempio, nella partita del Presidente della Repubblica sì, risulta all'interno del centrodestra sì, sì, quella che ha puntato anche con dei nomi, insomma, facendo anche dei nomi, non ha giocato di rimessa, ecco. No, 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 cioè ha provato a giocare anche questa sua diversità nella politica, però il dato che emerge è che la Giorgia Meloni si differenzia da tutti gli altri dicendo noi in qualche modo non siamo diversi da questi, noi siamo coerenti, siamo noi, abbiamo delle idee, eccetera, eccetera. È un elemento di purezza nel dibattito politico, e però la purezza ha delle problematicità, perché poi si può mal conciliare, e spesso si mal concilia poi con la politica fatta, con la realpolitica, col fatto insomma, che bisogna agire. Il famoso brocardo di Nenni, prima o poi arriva qualcuno più puro di te che ti è pura. Anche no? quello. Anche no, quello. Però su questo volevo sentire Vincenzo Soffo, perché l'ho interrotto sull'argomento, poi vengo da te, Sarina. Sì, ma diciamo, siamo arrivati al paradosso che il fatto, diciamo, della coerenza e la purezza delle idee ormai è diventata quasi una cosa negativa, invece dovrebbe essere il presupposto, insomma, dal punto di vista della politica. Poi sono d'accordo sul fatto che questo debba essere calato all'interno di un contesto dove ovviamente la politica è l'arte del compromesso, no? Anche. Però un conto è, diciamo, inserire le tue idee, diciamo, i tuoi valori, i tuoi principi all'interno poi di una negoziazione che ti porta comunque, diciamo, a portare avanti la tua linea politica, ma se il risultato è quello di svendere la tua linea politica semplicemente per stare al tavolo negoziale, non si vede quale sia il senso. Il problema del governo Draghi è che noi oggi abbiamo una sinistra che governa e porta avanti un'agenda politica autenticamente di centrosinistra grazie ai voti e al sostegno di un pezzo di centrodestra. E questa è la cosa che secondo noi non può andare, perché questo tipo di agenda politica non ci sarebbe, appunto, conosco parti del centro-sinistra che potrebbero dire il contrario, il della gestione Lamorgese, senza il sostegno parlamentare, quindi senza i voti, diciamo, l'utilizzo dei voti di un pezzo del centrodestra. Quindi finché non si risolve anche questo tipo di, diciamo, situazione anomala, che peraltro, diciamo, su situazioni differenti in realtà dura dal 2011 in quota, diciamo, per quanto riguarda il centrodestra, è evidente che diventa, diciamo, complicato ricomporre la cosa. Per questo che naturalmente, secondo me, l'unica, diciamo, la figura attorno alla quale poi va ricostruito questo centrodestra oggi non può che essere la Meloni, perché è l'unica che ha tenuto, diciamo, in piedi il campo del centrodestra in ogni occasione. E c'è da smontare anche diciamo, il bluff, un po' questa burla del discorso della lepenizzazione, no? Della Meloni mantenendo questo campo. Questo ovviamente credo che, diciamo, meglio di me nessuno sia titolato, no, a parlare di questo tema, perché non è vero che, diciamo, portare avanti un'agenda, diciamo, conservatrice, coerente con quello che è il proprio percorso, porti, diciamo, a spostarsi all'angolo, perché comunque stiamo parlando di una forza politica che ha oggi al 20% e che è primo/secondo partito nel paese, perché parliamo di una forza politica che governa in tante amministrazioni locali e regionali, perché parliamo di una forza politica che ha all'interno un sacco di ex ministri, ex sottosegretari, quindi di gente che ha esperienza di governo. Quindi è più, diciamo, una favola che viene raccontata un po' dal sistema mediatico e politico, che è imbarazzato nel vedere, diciamo, che c'è una forza politica che, dimostrando coerenza, dimostra l'incoerenza di tutti gli altri e quindi cerca di fare pressione e terrorismo. Lo so, però esiste anche il dato, però esiste anche il dato politico. Anche a Fratelli Italia e alla Meloni di essere per favore incoerenti, perché così, insomma, almeno non, diciamo, non si crea un po' questa dicotomia tra chi ha una coerenza e chi invece allora, non c'è. Allora, è vero anche che esiste anche un dato personale, nel senso che coerenza per coerenza, visto che l'ha citato lei, anche in Francia, insomma, a destra di divisioni ce ne sono, e ce ne sono pure parecchie, insomma, tra Le Pen e Zemmour. E poi l'altro dato è che noi finiremo praticamente questa legislatura dove almeno Fratelli Italia è sempre, diciamo, stata all'opposizione, e si sono poi alternate, insomma, Lega con Forza Italia nell'ultimo periodo. C'era Sarina Biraghi che senza nessun inserire. Risultato politico, però. Prego, no, Sarina. Volevo dire che sì, può sembrare anche, come dire, strana. Qualcosa pulizia, lascerà questa... qualche strascico per le prossime elezioni, indubbiamente. Quanto potrà andare avanti, insomma? Ma io dico che intanto la coerenza è quella che è stata detta, la purezza della Meloni viene ripagata, per carità, i sondaggi sono sondaggi, però si vede dalla crescita del partito, e quindi il centrodestra, se mai il centrodestra non esistesse grazie ai loro leader, il centrodestra esiste un attimo, Sarina, perché se puoi ripetere il passaggio, perché ti sei interrotto un secondo.
No, dicevo che se l'unione dei tre leader a volte è così traballante, nel paese però c'è una fascia di italiani che è di centrodestra e vota centrodestra e che in questo momento sta premiando più la Meloni che non Salvini. L'altra cosa che secondo me invece andrebbe per il centrodestra, per questa coalizione, sarebbe una svolta, ma credo che sia una cosa utopistica, l'ideale sarebbe non avere questi tre partiti che pensano a consenso per ottenere la leadership, cioè la Meloni non può, prima è stato detto pensa ai seggi, la Meloni non può pensare a conquistare voti e poi ad essere lei il numero il leader del centrodestra o Salvini che si dice continuamente che lui è il leader quindi si prende lo status di pacificatore, unificatore eccetera. Il salto di qualità sarebbe per il centrodestra unito scegliere un leader altro che guidi questo gruppo, allora sì che forse i tre leader non litigherebbero. Metto sempre i tre leader, metto Berlusconi che è il padre di questo centrodestra, il fondatore del centrodestra, o chi è il leader, Tagliani che segue che è il, il vice, problema è che diciamo, magari all'interno di quel centrodestra vedrebbe bene Mario Draghi insomma come leader di quella coalizione e questo è anche un po' lo strabismo. Nicola Mirenzi, poi vengo da te Pietro. No, ma volevo precisare che l'idea, diciamo, la coerenza non è una virtù negativa della politica. Ci mancherebbe, certo. Non stavo dicendo quello, sto dicendo però che la prerogativa morale o moralistica sulla politica è problematica. Per esempio, facciamo un esempio concreto. C'è una grande questione, la questione ucraina, no? Adesso la Lega e Fratelli d'Italia hanno due posizioni diverse, perché la Lega dice... noi stiamo con la NATO e Giorgio Meloni dice noi mettiamo l'interesse nazionale prima di tutto, quindi nessuna sanzione alla Russia. Ora, questa cosa qui, ovviamente, uno può essere anche coerente, però se tu dovessi governare, in questo momento, se la destra dovesse governare il paese, si troverebbe di fronte a un problema, no? Perché la coerenza imporrebbe a Meloni di fare una scelta e la Lega di farne un'altra, quindi... La questione della coerenza è molto semplice, nel momento in cui uno si misura poi con la realtà, la coerenza... C'è l'esempio rischia... del Movimento 5 Stelle che ha fatto del totem moralistico, esatto, la sua storia. È problematica, non è una cosa così semplice. Non è una cosa così semplice. No, perché poi in tutto questo praticamente lo abbiamo accennato, cioè potrebbe essere la rincorsa, come scriveva Minzolini, ai sondaggi? E quindi al consenso che, diciamo, nell'ultima parte insomma della vita politica di tutti quanti i partiti hanno avuto una certa, insomma, una certa valenza e tra poco vedremo insomma anche con l'aiuto di Livio Gigliuto dell'Istituto Piepoli. È stata la condanna per certi aspetti la sondaggiocrazia dell'elaborazione. E adesso la pideremo in piazza Gigliuto per cercare di capire anche con lui e i sondaggi quanto in qualche modo hanno contribuito alla vita politica dell'ultimo periodo. Guardiamolo un attimo Gigliuto perché adesso sta facendo le prove audio con noi. Ecco, è pronto? Mi sente Gigliuto? Sì, certo, lo sento molto bene. Ecco, perfetto. Allora, tra poco, stavamo dicendo insomma che tra poco vedremo quali sono i sondaggi, insomma, e soprattutto quanti sondaggi hanno influenzato la vita politica in questo momento e soprattutto intanto nell'area del centrodestra e poi guarderemo anche dentro la casa dell'Alleanza Progressista o Centrosinistra, chiamatela come volete. Pochi minuti e torniamo in diretta. Io sono passato da un brutto periodo che non ci doveva essere, però ne sono uscito e sto migliorando giorno per giorno, sperando di poter essere ancora in grado di cercare di fare il bene dell'Italia mantenendo l'unità delle forze politiche per un futuro di affermazioni continuative. Oggi io una osservazione sola ho da fare a questo Monza, che troppo spesso il portiere dava la palla a un difensore. Il difensore la passava a un mediano la ritornava al difensore e si perdeva molto tempo giocando in casa nella propria metà campo, mentre nelle partite di calcio bisogna giocare, come logico, per fare gol. E quindi bisogna giocare nella metà campo avversaria. Quindi
l'input che bisogna dare al nostro portiere, che tutte le volte ha la palla, tiri in avanti nella metà campo avversaria, e alle nostre tre punte di spostarsi a destra o al centro o a sinistra, dove il portiere cercherà di raggiungerli. 3 metri di distanza l'uno dall'altro. E allora abbiamo visto anche dare consigli tecnici, come ha sempre fatto anche Silvio Berlusconi, in un contesto particolare, cioè era la fine della partita del Monza. Silvio Berlusconi è proprietario della squadra di calcio che gioca in Serie B con ambizioni, diciamo, da Serie A. E abbiamo fatto vedere, insomma, ha fatto piacere rivedere Silvio Berlusconi, insomma, in salute, visto i problemi che ci sono stati nell'ultimo periodo. Allora, do il buongiorno, l'ho fatto in maniera non ufficiale, lo faccio adesso in maniera pubblica, Livio Gigliuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei non ci ha ascoltato, abbiamo parlato malissimo dei sondaggi nella prima parte, quindi già lo diciamo. E di quanto ho sentito tutto. E di quanto perfetto, benissimo. Allora, e di quanto i leader, insomma, hanno rincorso o rincorrono praticamente i sondaggi. Allora, intanto partiamo da come è uscito il centrodestra dalla elezione del Presidente della Repubblica. Lo dica la regia, il cartello numero 2. La domanda è: secondo lei, all'esito delle elezioni del Presidente della Repubblica, la coalizione del centrodestra come ne esce? Diciamo che per la maggioranza degli elettori ci sono pochi dubbi, ma in fondo anche le dichiarazioni dei leader hanno rafforzato questa percezione. Consideri che noi questa domanda l'abbiamo fatta per 2 settimane di fila. La prima settimana c'era un'opinione, diciamo, un po' più sfumata. Dopo le dichiarazioni in particolare di Matteo Salvini, e come sappiamo ha enfatizzato le difficoltà, ha raccontato in maniera molto sincera anche le difficoltà della coalizione di centrodestra, vediamo solo il 10% degli italiani ci dice è rafforzata, la grande maggioranza ci dice che invece è indebolita. È interessante però notare come quando focalizziamo l'attenzione solo all'elettorato di centrodestra e alle sue componenti interne c'è grande eterogeneità. Il 10% degli elettori della Lega ci dicono è rafforzata, quindi davvero pochissimi, quasi nessuno. Il 18% degli elettori di Fratelli d'Italia ci dicono lo stesso. Quando parliamo solo agli elettori di Forza Italia, in realtà tra di loro sembra esserci un po' più di ottimismo, che è un po' quello che ha dichiarato con la solita, sempre interessante quello che dice Berlusconi, sia quando parla della salita dal basso che quando parla di politica. Naturalmente il 40% degli elettori di Forza Italia ci dicono effettivamente è uscita rafforzata la coalizione. Questo perché? Perché un po' Forza Italia da questa querela, da questa vicenda, è forse il partito di centrodestra che esce più rafforzato. Infatti abbiamo visto nelle intenzioni di voto, abbiamo fatto anche questa settimana, una crescita di mezzo punto proprio di Forza Italia, l'unico partito che cresce in quello schieramento. Però ad esempio Gigliuto, usando il paragone che ha usato Silvio Berlusconi, no, sull'attacco a tre punte, immaginando appunto il centrodestra, no, Salvini, Berlusconi e Giorgia Meloni, no, nel cartello numero 4, l'orientamento politico degli italiani, questo attacco a tre punte giova al centrodestra? Allora, diciamoci questo, in questo momento l'elettorato italiano è sostanzialmente tripartito e questa in realtà è la grande notizia, no? Non sono solamente due gli atteggiamenti, gli italiani non sono maggioritari nell'orientamento tendenziale politico, sono un po' più proporzionali. È vero che però c'è una zona grigia, possiamo definirla così, visto che ho usato anche il colore grigio, insomma di un 33%, quindi di 1 su 3 è tanta roba. Allora, c'è un 16% di elettori italiani, quello che vedete in piccolino, quel 16%, sono coloro che attualmente sono di centro, dicono noi siamo elettori di centro. Tra questi ce n'è 1 su 3, quel 33% vedete nella slide, 1 su 3 ci dice io in questo momento non saprei neanche chi votare perché nessun partito mi rappresenta. La realtà è che in questo contesto quello che ci sembra venire fuori è che però nessuno dei tre principali leader del centrodestra riesce a intercettare con grande forza l'elettorato di centro. Quello che si diceva prima, secondo me molto correttamente da una vostra ospite, è che forse in questo momento al centrodestra servirebbe un po' un papa straniero, diciamo un soggetto esterno, che può anche essere interno ai partiti, ma non uno dei tre leader, che riesca a fare un po' di legame, insomma, a fare un po' il regista, a costruire il gioco, perché tre punte vanno benissimo, però in questo momento serve qualcuno che tenga un po' le fila insieme. Chi potrebbe essere questo qualcuno? Ripartiamo dalla Serie A, Biraghi, visto che insomma l'ha tirato fuori lei l'argomento, quindi se ne assume la responsabilità. Sì, mi assumo la responsabilità, ma non di fare nomi, perché intanto non sono in grado di fare nomi. Credo che dovrebbero mettersi d'accordo i tre leader sui nomi, perché
a trovare un nome, e spero e credo che siano diciamo più attenti rispetto ai nomi presentati per il Quirinale. Volevo dire, mi sorprende l'esito di Forza Italia e degli elettori, questo rafforzamento e questo credere in un partito che è uscito più forte da quella competizione, e che secondo me mostra proprio lo scollamento tra il palazzo e la piazza. La gente di Forza Italia pensa questo. In aula è andato in onda sono andati in onda i franchi tiratori di Forza Italia, sono stati loro che hanno segato la loro candidata, cioè la presidente del Senato. Senza usare giri di parole, insomma. Quindi non ho capito, cioè, questo dimostra appunto che le persone, cioè l'elettorato è una cosa, le beghe, le liti, i calcoli di partito sono veramente un'altra cosa, veramente un'altra cosa. E quando io dico che il centrodestra sta in piazza e non nel palazzo, è così, perché anche in questo ha ragione Berlusconi: l'alleanza di centrodestra non è stata firmata davanti a un notaio come il Movimento 5 Stelle. Il centrodestra unito è perché c'è la gente che lo vuole unito, non c'è uno statuto. Per cui i tre partiti devono rispondere alle persone. Questa è una cosa molto importante di cui secondo me terranno conto, perché appunto ci sono le scadenze, ma ci sono gli argomenti, cioè ci sono gli argomenti che si aspettano gli italiani, ci sono le bollette, c'è la delega fiscale, c'è la riforma del catasto, ci sono quegli argomenti per cui le persone si aspettano risposte. Poi per quanto riguarda, vedevo anche lì le persone che votano il centro, questo è un centro, c'è sempre il centro, ma non so, c'è uno spazio ma non c'è la gente che riesce a rappresentarlo, non c'è. Quindi queste persone sono persone che vanno veramente riattratte, ricoagulate, grazie a temi importanti che il centro-destra deve portare avanti. Potremmo dire che centro c'è se legge elettorale permette. Ma è anche un problema di temi. Però esiste, insomma, questo problema di percezione che dice Sarina Biraghi, cioè dell'elettorato, diciamo, sì, di centrodestra rispetto a quelle che sono state le mosse, insomma, dei leader. Ma non c'è dubbio, e lo abbiamo visto in maniera molto dolorosa per la coalizione, anche alle amministrative, in cui abbiamo avuto altissime quote di astensione a fronte di risultati per il centrodestra sostanzialmente disastrosi. Ma allora, io volevo riprendere il tema del titolo di Marenzi, Nanni Moretti. Io mai nella vita pensavo di dover riprendere un argomento di Moretti per il centrodestra. Solo come succedono queste cose. Tutti andiamo incontro a una nemesi. Però, allora, io ricordo benissimo quella fase, perché anche, insomma, avendola vissuta dall'altra parte, ovviamente. Insomma, quello era un momento in cui il centrosinistra, in una forte era di polarizzazione, perché c'era il berlusconismo imperiale, non riusciva più a darsi una ragione sociale, cioè un modo per riuscire a parlare al paese e anche una classe dirigente che fosse in grado di farlo. Ecco, io direi che il centrodestra in questa fase, e lo ha dimostrato in maniera più incandescente il passaggio del Quirinale, ha esattamente questo tipo di problema. Cioè, noi veniamo da anni di leaderismo pop, se vogliamo anche un po' esasperato, con questi leader che di grande impatto sui social, che stimolano suggestioni, che diventano un po' delle rockstar. Probabilmente con il Covid, con tutti i rivolgimenti sociali del Covid, stiamo capendo che questa impostazione non basta più. E quindi servirebbe far sopravanzare rispetto ai leader i contenuti. Meno suggestione, più visione. Il centrodestra ha un grande difetto in questa fase, che non respira. Cioè, tu non vedi un abbraccio verso la complessità dei temi. Faccio un esempio, c'è il tema generazionale, ci sono gli studenti in piazza contro l'esame di maturità e vedi il centrodestra che non parla. E quella è uno dei temi fondamentali da qui ai prossimi anni, se noi consideriamo tutti gli impatti educativi che ha avuto il Covid. C'è un tema di sicurezza che è sì l'immigrazione, senz'altro, ma è anche, per dire, sicurezza digitale,
Abbiamo avuto qualche mese fa, faccio un esempio, un drone che ha portato una pistola in un carcere in Italia, a Frosinone. Ecco, sono questi i temi che vanno intercettati, e per far questo serve un grandissimo shock programmatico. Con il racconto che stiamo facendo questi giorni, noi siamo appesi a: se Salvini parla con la Meloni, se la Meloni parla con Salvini, Berlusconi che riceve Casini ad Arcore, allora oddio. Cioè, siamo ancora concentrati sul racconto un po' vecchio, basato sulle persone. Ora serve uno shock contenutistico, coinvolgendo anche associazioni, figure, magari del mondo della cultura, e poi si riparte dalle persone. Perché questo, poi potrebbe essere, questo potrebbe essere auspicabile, Sofo, cioè, a ridosso delle elezioni, diciamo, fra un anno, insomma, si andrà a votare, una sorta di, non dico alleanza programmatica o la scrittura del programma che magari fa venire i brividi, però in qualche modo cercare di trovare parti, anche degli altri temi, insomma, non solamente quelli, diciamo, che sono, che fanno hashtag, ecco. E quello che dicevo io prima, quando citavo, diciamo, il metodo Salvini, invece la necessità di concentrarsi più sui contenuti. Cioè, il tema del centrodestra oggi non è tanto trovare una persona terza per magari fare la fine con Conte, di un tecnico che si vede che non sa neanche cosa sia la politica, o di un Draghi che sta scoprendo che, diciamo, governare un paese non è governare la BCE. Il tema è che dal 2011 in poi noi non abbiamo più un centrodestra che ha una missione comune. E questo è il tema sul quale lo stesso Berlusconi ai tempi ha avuto delle responsabilità, no? Oggi lo riscopriamo come padre nobile, ma in realtà, diciamo, questa frattura nasce proprio dall'appoggio a Monti e compagnia bella. Ma questa missione va ritrovata sui contenuti, quindi sui temi. Sono profondamente, assolutamente d'accordo, anche perché ci sono tantissime cose, gli stati digitali, quindi tutto il tema. Però c'è anche un tema che poi bisogna avere un'unità di intenti anche in come si portano avanti politicamente, perché citavamo prima, e lo stavo facendo, il tema Bolkestein. Il problema che vale per la Bolkestein, vale per la gestione Speranza, vale per la Morgese, eccetera, 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 è che poi non si può portare avanti un certo tipo di battaglia politica, di tematica politica, poi, diciamo, lasciandola nel momento clou, perché va in contrasto con la decisione, diciamo, più utilitaristica di sostenere un governo che invece ha una posizione contraria. Perché la Bolkestein, per fare una vera battaglia sulla Bolkestein, devi andare contro una direttiva europea, ma non lo puoi fare stando in un governo che, diciamo, che invece nasce proprio per essere l'esecutore di quelle che sono le linee date dall'Unione Europea. La gestione Speranza l'abbiamo criticata tutti nel centrodestra, o quasi. Ma c'è una commissione d'inchiesta che era stata, diciamo, reclamata al posto delle demissioni che inizialmente erano state chieste, e non si sa più che fine abbia fatto. E voglio dire, però, il ministro Speranza è il ministro anche di Lega e di Forza Italia oggi. Quindi c'è da risolvere, i contenuti sono assolutamente fondamentali, dire che tipo di agenda politica vogliamo offrire come alternativa a quella attuale. Questo è il primo punto. Però bisogna anche che le due forze politiche abbiano il coraggio di, diciamo, intraprendere un percorso che sia un percorso autenticamente di governo alternativo, e non che giochino, diciamo, su due forni, no? Quindi stare nel governo tenendo in piedi un governo che porta avanti un'agenda politica opposta a quella che vorremmo noi, e poi dire che vorremmo un'agenda politica, ecco, opposta. Ma è proprio questo, perché poi vediamo forze politiche oggi che fanno manifestazioni di piazza contro il governo del quale fanno parte, del quale sono anche azionisti importanti. E questo è un tema che non possiamo far finta di ignorare. Ecco, no, però, perché poi questo poi è il punto, cioè, dal mio punto di vista, cercare di capire che cosa vuole fare il centrodestra da grande. Cioè, vuole seguire Angela Merkel un pezzo o vuole del seguire centrodestra? Perché Fratelli d'Italia, insomma, lo sta dicendo chiaramente che cosa vuol fare. E anche in Europa ha dato una prova, tra l'altro, strategica, a proposito di strategia, vincente, perché quasi nessuno ne ha parlato. Ma i conservatori europei guidati dalla Meloni hanno ottenuto oggi, con le elezioni di metà mandato, una vicepresidenza al Parlamento europeo, quindi dimostrando che il fatto di essere coerenti, di fatto di portare avanti un'agenda conservatrice, non significa marginalizzarsi, ma poi anzi diventare destra di governo senza per forza svendere, diciamo, quella che è la tua agenda politica valoriale e allearti con la sinistra. Però seguendo il ragionamento, quindi Vincenzo, questo è un passaggio fondamentale. Un attimo Sofo, perché coerenza per coerenza, no? Allora anche a destra bisognerà scegliere, insomma, quale strada percorrere. Io stavo dicendo, facendo il paragone magari anche un po' troppo tranchant, da Merkel e Orban.
come punto di riferimento, però la scelta potrebbe essere quella, insomma, se seguire un certo modo, diciamo, di area moderata, insomma, di idea, di visione, centrodestra, diciamo, moderato, piuttosto che una visione, insomma, di ripensare completamente all'Europa in chiave nazionalista, chiamiamola così. Ma questo è il tema di fondo, ma è il tema su cui sostanzialmente si sono divisi poi quando c'è stato Draghi, ma qui secondo me in questa discussione manca un elemento, cioè quello che sta succedendo in Italia, no, ma cioè perché siamo a un anno da Draghi, ma Draghi non è che è stato calato così perché doveva spaccare i partiti, no? Cioè Draghi è stato calato perché la situazione dell'Italia sanitaria, economica, politica era diciamo tantino così incartata. Ecco, quindi se uno toglie da questo scenario il perché è esistito il governo Draghi, secondo me non capisce molto. Anche tutte queste divisioni di cui noi parliamo si devono poi confrontare, secondo me, con questo elemento. Lì la Lega, per quanto come dire, con dei contorcimenti interni, però ha fatto una scelta, cioè ha detto è meglio sostenere Draghi perché questa cosa qui assicura l'Italia, invece Fratelli d'Italia... Ma quanto è convinta di questa scelta la Lega? Ma è convinta come la Lega in questo momento, in parte lo è e in parte non lo è. La parte di Giorgetti è convintissima, la parte di Salvini è convinta un po' di meno, però Salvini per il momento lo sta facendo. E Salvini l'ha pagata però, Livio Gigliuto, diciamo, questa situazione, cartello 5, insomma, la fiducia nei principali leader, perché in questo momento, insomma, ve le spiegate, Mario Draghi è al primo posto. Poi... Intanto diciamoci una cosa, che Mario Draghi l'ha superata quella fase che molti raccontano, no, della famosa luna di miele. Di solito cos'è la luna di miele? È un periodo in cui, come sapete, gli elettori premiano molto il Presidente del Consiglio per poi abbandonarlo. Esattamente un anno fa, quindi quando Mario Draghi è diventato Presidente del Consiglio, il suo livello di fiducia era del 65%. Quindi è rimasto esattamente identico dopo un anno non di governo. Non ha perso un punto. Di solito, neanche un punto. Chi è ancora molto alto in termini di fiducia è Giuseppe Conte. Andando giù con la classifica, il primo leader che vediamo di centrodestra, la prima leader, è Giorgia Meloni, mentre Matteo Salvini è più in basso, giù nella classifica che si chiude con Matteo Renzi, intorno al 25%. In realtà questo cosa significa? Un po' quello che dicevate anche prima, e cioè i leader di centrodestra hanno un altissimo livello di fiducia dei loro elettori, quelli di centrodestra, ma non sono trasversali, cioè davvero fa una grande fatica a raccogliere consenso negli altri elettorati. Per esempio Matteo Salvini in passato è riuscito a essere un po' trasversale, nel periodo in cui aveva 40-42% di fiducia aveva anche un po' di consenso degli elettori del Movimento 5 Stelle, ora invece ha davvero il consenso dei suoi e poco più di questo. Gli altri leader di centrodestra invece, come vediamo, sono fermi nelle loro posizioni da tempo. Giorgia Meloni al 30% ormai da un anno e Silvio Berlusconi in realtà è in lieve crescita. Due anni fa era intorno al 14-15%, quindi un po' questa legittimazione, rilegittimazione di Silvio Berlusconi nel ruolo anche di leader nazionale, grazie alla vicenda Quirinale, ma che era iniziata già un po' prima, lo sta premiando, questo è vero. Allora, intanto stanno continuando ad arrivare notizie anche per quanto riguarda la crisi ucraina. C'è una intervista al segretario di Stato Blinken, sto cercando di capire se ci sono delle novità. No, bene o male sono le cose che ci siamo detti in questi giorni. Adesso ha incontrato gli omologhi di Giappone e Corea del Sud, però ci sono sempre i toni abbastanza tesi dell'ultimo periodo. Sui leader, Pietro De Leo, e su quanto in questo momento Salvini si trova in una posizione, diciamo, abbastanza delicata, anche perché un anno di governo Draghi, il secondo anno di governo Draghi, con queste tensioni, su questi temi, in questa situazione, certo si rischia anche parecchio. C'è chi adombrava anche l'ipotesi che magari l'idea di Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica e andare subito alle elezioni magari avrebbe aiutato a dirimere un po' il quadro politico, o no? Ma in queste condizioni di debolezza non lo so. Forse far respirare la democrazia subito avrebbe potuto avere degli effetti benefici, ma arrivare alla prova elettorale con un tale scollamento non so poi quanto per il dopo faccia bene. Io sono più portato a dire di no. Quanto a Salvini, ovviamente è uscito dal 2021 e da questo inizio 2022 pagando la quota di partecipazione al governo.
piuttosto direi anche ha pagato tutto quel periodo in cui con i decreti Green Pass, insomma, la posizione nel cercare di tenere insieme le due anime del partito non è sembrata così chiara. Poi, insomma, si è avviato verso una posizione filogovernativa, ma la sofferenza che si è percepita all'esterno per arrivare a questa posizione, forse in termini elettorali, anzi sicuramente, è stata pagata. Certo è che lui è di fronte a una scelta, proseguire sulla strada di un partito che possa raccogliere l'eredità di quella che era la vecchia Forza Italia del 30%, quindi che guardi al PPE, quindi che sia veramente plurale, che sia orientato verso i valori del popolarismo, dell'Europa, pur mantenendo in piedi... Che è un po' il sogno di qualche governatore, di qualche governatore e di Giorgetti, insomma. Sì, è la posizione di qualche governatore di Giorgetti, ma anche la sua diverse volte, perché io ricordo la manifestazione in Piazza del Popolo di fine 2018, quando era ancora al governo con il Movimento 5 Stelle. Lui fece un discorso molto articolato che andava proprio su quella direzione. Mi ricordo citò De Gasperi, citò Papa Giovanni Paolo II, insomma era un discorso che si incardinava molto in una eredità popolare. Però è una scelta che va compiuta con costanza, cioè ti poni quel tipo di obiettivo e persegui quel tipo di percorso senza mai tornare indietro. È un percorso sofferto, un percorso che può dare dei contraccolpi in termini di consensi, ma che alla lunga potrebbe pagare. In alternativa c'è uscire dal governo e mettersi a presidiare un'area che però adesso è molto monopolizzata da Giorgia Meloni, che è quella più identitaria. Aggiungo l'ultima cosa. Io questa visione netta di un centrodestra o Merkel o Orban non la condivido appieno, perché nella storia del berlusconismo il centrodestra era plurale. Cioè tu avevi a livello di collocazioni europee Forza Italia, la vecchia N e la vecchia Lega, la Lega Nord, che avevano tre posizioni completamente diverse, eppure stavano insieme. Però c'era Forza Italia al 20%. Sì, ma era anche... Ma c'era era un federatore però. Insomma, al massimo Silvio Berlusconi. Ma è anche un problema di metodo. Però insomma, prima di salutare Sofo e Biraghi, una battuta veramente, perché quello che ha detto De Leo si incastra con quello che voglio... la domanda che vi voglio fare. Ma al centrodestra conviene un maggioritario o un proporzionale adesso? No, ma non è tema di legge elettorale. A noi, insomma, c'è un partito del 20%, diventa un partito che comunque è determinante sia col maggioritario sia col proporzionale. In realtà, almeno che i tuoi alleati non decidono di fare un'alleanza con la sinistra, con leader, vede con quanto è determinante Sofo. Vede quanto è determinante Sofo la domanda che le ho fatto. No, ma lì allora non c'è più neanche problema di maggioritario proporzionale, perché se tu sei disponibile, diciamo, a lasciare la tua coalizione di centrodestra per allearti con il Partito Democratico, il problema non sta nella legge elettorale, il problema sta nella famosa coerenza di cui tanto abbiamo parlato. E il problema non è, come giustamente dice De Leo, neanche il fatto di essere Merkel o Orban, anche perché vi ricordo che Merkel e Orban fino all'altro ieri erano alleati e facevano parte dello stesso partito in Europa, ed è il segreto di Pulcinella. Basta, diciamo, frequentare un po' i corridoi di Bruxelles per sapere che, tra l'altro, i rapporti anche personali Merkel e Orban non sono così negativi come vengono raccontati dalla stampa. Quindi non è il problema, come ha detto De Leo, della pluralità, è il problema del capire che cosa appunto alcuni partiti vogliono fare. Cioè è evidente che Forza Italia si sia spostata verso il centro, poco male, voglio dire, se si tratta di un centro che vuol far parte di una coalizione di centrodestra. È evidente, diciamo, che Fratelli d'Italia abbia una posizione, una linea conservatrice che è fondamentale in una coalizione di centrodestra. Il punto è capire la Lega oggi qual è il posizionamento che cosa vuole fare. Sono in chiusura, scusi, no, vi dico solo questo. Prego. Avete citato il discorso su De Gasperi.
Io, diciamo, ero a Madrid l'altro giorno con una Lega che ci diceva, diciamo, che fino all'altro ieri ha detto che bisogna fare il gruppo super sovranista in Europa, mentre noi dicevamo no, noi vogliamo continuare la strategia di costruzione del campo conservatore. Quindi è questa cosa che bisogna, diciamo, risolvere per capire come rimetterci a lavorare tutti insieme. Chiedo scusa a Sarina Biraghi perché sono in ritardissimo. Devo dare pubblicità, saluto Sarina Biraghi, la ringrazio. Grazie. A Vincenzo Sofo. Vedo inquadrato Pippo Civati, perché questo voglio dire, chiudiamo la parentesi legata al centrodestra e ci immergiamo all'interno del centrosinistra. Chi meglio di Pippo Civati, che ha vissuto, insomma, gli ultimi 12-13 anni della storia politica del centrodestra, adesso la guarda, diciamo, da osservatore interessato. Tra pochi minuti torniamo in diretta. Dico che negli ultimi due interventi di Fassino e Rutelli, che scarso rispetto per le opinioni delle elettrici e degli elettori. Nei precedenti interventi si chiedeva un minimo di autocritica rispetto alle scelte di questi ultimi anni, rispetto alla timidezza, rispetto alla moderazione, rispetto al non saper più parlare alla testa, all'anima e al cuore delle persone. Mentre invece la burocrazia che sta alle mie spalle non ha capito nulla di questa serata. Noi, mi dispiace dirlo, ma con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. Mi dispiace molto, perché io continuerò a votare per l'Ulivo. Allora, visto che l'abbiamo evocata nella prima parte, l'abbiamo fatta rivedere, tra l'altro è un documento che compie 20 anni, perché era il 2002, era Piazza Navona, i dirigenti a cui si rivolge sono Fassino e Rutelli, che all'epoca, insomma, avevano in mano i due partiti, diciamo, gli azionisti di maggioranza, possiamo chiamarli così, dell'Ulivo prodiano, insomma, attrazione prodiana. Do il buongiorno a Pippo Civati, di nuovo. Buongiorno a voi. Bentornato, insomma, con possibile editore della sua casa editrice People. Vedo il buongiorno anche a Mario Lavia per l'inchiesta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. In questa operazione, diciamo, di Amarcord, perché Mario Lavia e Pippo Civati, insomma, hanno frequentato questi studi spesso e volentieri, tra l'altro, insomma, una quindicina d'anni fa, quando Pippo Civati scorrazzava nelle Leopolde e Mario Lavia, insomma, lavorava all'epoca per l'Unità, Mario? Europa. Per Europa, no, per Europa con... Europa. Per Europa, esatto, esattamente, Europa. Esattamente. Allora, visto che abbiamo fatto le pulce al centrodestra, adesso ci sembrava giusto, insomma, cercare di capire quello che succede all'interno del centrosinistra, che dopo l'elezione del capo dello Stato invece ha vissuto un problema, diciamo, al proprio interno, soprattutto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Tanto che, insomma, la diatriba all'interno del Movimento 5 Stelle, soprattutto per quanto riguarda la legittimità della leadership di Giuseppe Conte, se ne è parlato in settimana, il problema, le carte bollate, le elezioni non valide, il ricorso che c'è stato da parte di alcuni elettori che non hanno potuto votare. Oggi c'è un'interessante intervista del ministro Orlando, appunto, su quello che potrebbe essere il proseguo, insomma, di questa alleanza e di questo nuovo campo largo, alleanza progressista centrosinistra. Civati, c'è quasi la paura a dire centrosinistra, ma perché? Beh, perché è un centrosinistra un po' particolare, insomma, anche il fatto che per parlarne si parta dal Movimento 5 Stelle è un po' anomalo, no? Noi siamo abituati a considerare l'eterno dibattito del Partito Democratico come vero caso giornalistico. In questo caso si articola il sistema politico e, come avete raccontato per il centrodestra, anche questo centro, come dire, un po' particolare, rappresentato dai 5 Stelle, un centro multipolare a questo punto, perché anche tante anime, tante voci, si riorganizza. C'è da capire quale iniziativa prenderà il Partito Democratico, che ha scelto un profilo molto basso dal punto di vista dell'intensità dei messaggi che manda al Paese, ma che forse vuole ricostruire una coalizione, insomma, pare di capire dalle ultime mosse di Enrico Letta. Però
ad esempio lei è stato uno di quelli che quando il Movimento 5 Stelle era ancora in piazza come Beppe Grillo e gridando vaffa, è stato uno di quegli esponenti del Partito Democratico che ha cercato più di tutti, diciamo, il dialogo con quell'area politica. Finita non benissimo quel dialogo. Sì, però era un'altra era geologica, nel senso che i 5 Stelle avevano preso il 25% pareggiando con il Partito Democratico partendo da zero, no? Quindi un dato clamoroso. Molta parte di quel movimento rappresentava evidentemente i nostri elettori che erano scappati, ed era una fase politica in cui c'era molta spontaneità, per non dire spontaneismo, nelle cose che dicevano. Dopodiché sono diventati, come era ovvio che fosse, un partito a tutti gli effetti, addirittura intervengono con strumenti che sono quelli della giustizia più o meno ordinaria o straordinaria in questo caso. Poi fa un po' sorridere perché i giustizialisti colpiti dalla giustizia sono un po' curiosi, no? Insomma, abbiamo visto anche questo. E in verità c'è stata una profonda trasformazione in questi anni. Quando cercavo una relazione con loro era veramente un'altra fase, credo di poter dire. Allora, noi con un orrido gioco di parole abbiamo titolato questa parte l'alleanza progressista mai dire mail, perché il tema è appunto questo scambio di mail all'interno che oggi, insomma, è stato rivelato ieri. Oggi Crimi, in un'intervista abbastanza curiosa, e adesso mi rivolgo a Nicola Mirenzi, Conte non sapeva del regolamento che ci salva, ho dimenticato di dirglielo. Su Repubblica, pagina 10, neanche mi ricordo di tutti i regolamenti che abbiamo approvato nel Movimento 5 Stelle. E ancora, c'è stato uno scambio praticamente in cui Di Maio, la riassumo io, in cui Di Maio chiedeva a Vito Crimi, allora reggente e facendo parte di un comitato, diciamo, di garanzia, di non ammettere al voto gli iscritti negli ultimi 6 mesi. Lui ha risposto sì alla mail e così è andata. Questa è la dimenticanza da parte di Vito Crimi. È ovvio che tutto questo, lo ha scritto bene anche l'avvocato Borrè, 2 mail non fanno un regolamento, o meglio, non fanno, diciamo, uno statuto per quanto riguarda il partito. No, ma mi viene da sorridere perché ovviamente è coerente con il fatto che questo movimento sia stato fondato da un comico, almeno il fatto che continuino a far ridere queste, almeno su queste cose qui. La cosa che viene da dire, per dirla con un'altra battuta, è che il Movimento 5 Stelle è passato dall'idea della democrazia diretta ed è finito alla democrazia per direttissima, nel senso che finisce nei tribunali. Quindi, cioè, questa cosa qui che sottolineava Civati, cioè il paradosso di un movimento che nasce giustizialista e finisce, diciamo così, nelle mani della magistratura, è veramente curioso. Io non, sinceramente non riesco nemmeno a capire come ne usciranno. Perché... Mario, come ne usciranno e soprattutto come ne esce a questo punto anche nel ruolo il Partito Democratico? Cioè, noi adesso abbiamo delle elezioni, diciamo, amministrative di un certo peso. I giornali si sprecano sull'idea del campo largo, dei laboratori, la Sicilia, la Liguria, insomma. Che cosa succede e soprattutto quanto si può andare avanti? Perché sorridere è un discorso e possiamo sorridere tutti quanti, insomma, facendo ironia su quello che sta succedendo. Però parliamo di un bottino di elettori e di elettori anche abbastanza importante per quanto riguarda quell'area. Sì, io credo che il Movimento 5 Stelle stia esaurendo la sua spinta propulsiva, si sarebbe detto una volta. Cioè stia esaurendo la ragione di fondo per cui è nato. Lo ricordava anche Pippo Civati. Cioè, il Movimento 5 Stelle è nato sull'onda di una contestazione del sistema, di un certo modo di gestire lo Stato, di fare politica, e in questo ha avuto, diciamo, un grande successo, che però non si è riversato su un terreno costruttivo per fare politica, nel senso della costruzione di un'altra politica. Si è riversato nel qualunquismo, nel populismo, nell'antipolitica e nell'antiparlamentarismo. Quindi è diventato rapidamente il Movimento 5 Stelle un fattore regressivo. Dov'è l'errore del Partito Democratico, ma dall'inizio e soprattutto durante la segreteria di Nicola Zingaretti? È stato l'errore è quello di considerare il Movimento 5 Stelle un pezzo della sinistra italiana, quando il Movimento 5 Stelle è chiaramente un movimento qualunquista, che si autodefinisce né di destra né di sinistra, e quindi questa è la classica definizione che viene data dalle persone di destra, e per questa via ha perso un sacco di tempo. Cioè il Partito Democratico ha perso 2-3 anni come minimo inseguendo l'avvocato Conte, che peraltro nella vicenda specifica che si ricordava è il personaggio
e esce peggio, perché che un avvocato non sappia scrivere uno statuto è veramente roba da condominio. Quindi ha perso questi, adesso deve ricostruire il PD, diciamo, un'area competitiva con la destra. Ma in quest'area il Movimento 5 Stelle, a livello locale, perché ci stanno le amministrative, non conta assolutamente niente, perché nelle città non esiste. E quindi il PD deve marciare con le gambe sue, cercare di rinnovarsi, di fare delle proposte incisive e casomai guardare verso altre aree riformiste, democratiche, se vuole davvero combattere. Altrimenti, se continua a inseguire l'avvocato Conte, è tempo perso. Poi, per carità, 5 Stelle diventerà un partito del 6-7%, se vorrà stare a sinistra, va bene, voglio dire, ma in questo momento il Movimento 5 Stelle non è niente. Ma magari vuole seguire il ministro degli esteri Di Maio invece di Conte? Il ministro degli esteri Di Maio ha avuto un altro percorso ancora, perché da uno che faceva Bibbiano, che ha fatto tutto l'ira di Dio, se mi si passa il termine, un po' pesante, quello che ha fatto in questi anni, è diventato invece una specie di Arnaldo Forlani, cioè è diventato un uomo dell'establishment di governo, per carità, si diverte a fare il ministro degli esteri, che immagino sia un'esperienza significativa per lui, ma anche lui è uno che non esprime nulla. Qual è la linea politica? La linea politica di Luigi Di Maio, la sinistra, la destra, la governabilità, Draghi, questo è il punto. Gli elettori poi non capiscono, e per questo secondo me non voteranno sempre di meno 5 Stelle. Però Civati, è questo un po' il tema di fondo, cioè nel senso è il Partito Democratico, questo grande contenitore, insomma, il Partito Democratico, quello che potrebbe essere anche il futuro del Partito Democratico, che tra l'altro sta attraversando anche un problema, lei sa benissimo quelle che sono le correnti all'interno del Partito Democratico e quanto hanno influito le correnti del Partito Democratico proprio nella leadership e nelle scelte che ha fatto il Partito Democratico. Il periodo quando, nel 2012, il tempo dei rottamatori della Leopolda, c'erano dirigenti di un certo peso, penso a Bersani, penso a Enrico Letta, tra l'altro, che si era trovato proprio in quella fase politica. Avete fatto una battaglia molto molto importante, drammatica per un congresso. Adesso però il problema, oltre che il Movimento 5 Stelle, c'è un problema anche all'interno del Partito Democratico per capire se è il caso di andare avanti in questo modo, con queste modalità, o magari ripensare a una nuova area, diciamo a un nuovo tipo di contenitore. Ma questa è una grande questione aperta da tanto tempo, cioè il Partito Democratico ha ancora la vocazione maggioritaria, tenderà ad includere altri soggetti politici a sinistra, al centro, per darsi un profilo appunto molto esteso, come era la sua nascita, quando quella critica di Nanni Moretti poi portò al passaggio dall'Ulivo al Partito Democratico negli anni immediatamente successivi. Oppure appunto questa è un'eventualità, l'altra eventualità è che si renda conto di non essere così grande e quindi con un po' di umiltà scelga invece di coalizzare altre forze, di ricostruire una logica più di coalizione. Dipende anche dal sistema elettorale, sul quale ancora non sappiamo nulla, sia che rimanga il Rosatellum, sia che si punti, come pare di capire, su un sistema più proporzionalista. Quindi per quanto mi riguarda, la domanda però è un'altra, più che all'interno è cosa cavolo vuole dire il Partito Democratico al Paese? Perché è vero che 5 Stelle e Di Maio, per me Di Maio è una figura del teatro elisabettiano, è fantastico, cioè sono passato da una passione per Alfano a una passione per Di Maio senza distinguerli più, è incredibile. Detto questo, oltre a non sapere che cosa dire al paese il 5 Stelle e le differenze tra Conte e Di Maio, no? Dal punto di vista della linea politica, la domanda è: il Partito Democratico alle elezioni propone delle cose che non so, la progressività fiscale, la patrimoniale, la tassa di successione che Letta ha accennato, e la questione dei salari, la questione della redistribuzione della ricchezza, dico cose di sinistra banali, oppure sceglie di nicchiare sulle battaglie referendarie? Io non so se ci saranno, perché come sappiamo c'è ancora un passaggio abbastanza importante, però su cannabis ed eutanasia si schiererà a toto corde oppure terrà appunto posizioni correntizie, per cui qualcuno sarà favorevole, qualcuno si asterrà, qualcuno addirittura contrario?
sono le cose che io come lettore, proprio perché da qualche tempo non frequento più le stanze della politica, mi chiedo più fortemente. Insomma, e sulle cose dette da Mario Lavia, cioè sulla spinta, ad esempio, l'esaurirsi della spinta del Movimento 5 Stelle e sulla necessità da parte del centro, da parte del Partito Democratico, di guardare, diciamo, a quest'area di centro, e poi andremo a vedere, insomma, di che si tratta. È giusto? È legittimo? Beh, ma guardi, è la necessaria via d'uscita da questa stagione politica. Non si può immaginare di andare alle elezioni tutti insieme, poi magari dopo le elezioni si tornerà ad essere tutti insieme nello schema Draghi, diciamo così. Però è chiaro che c'è una relazione politica da ricostruire, con chi però, perché appunto la Via diceva ci sono dei movimenti al centro, c'è Italia Viva, c'è Azione, c'è anche questo Berlusconi ritrovato ieri allo stadio di Monza, no, che magari vorrà fare qualcosa in quei termini. Quindi è necessario che si faccia, non è solo ragionevole. Il punto è capire per fare che cosa, però. Cioè, mi alleo con Calenda da una parte, con un pezzo di sinistra dall'altra, per dire cosa al paese. Questo, insomma, Prodi, quando presentò l'Ulivo, si presentò con un libretto. C'è un libretto oggi del Partito Democratico e dei suoi eventuali alleati? Questa è la domanda che inevitabilmente in campagna elettorale ci faremo. E Pietro De Leo, che guarda da osservatore, insomma, esterna a tutto quello che succede nel centro-sinistra, prendeva appunti copiosamente. È molto suggestivo anche questo, insomma, perché fa capire la fase di necessaria rigenerazione che tutto il quadro politico deve vivere in questo momento. Ma io volevo fare un paio di ragionamenti, partendo dall'ultimo da Civati, quando ricordava il programma di Prodi, credo si riferisse a quello del 2006 di 130 pagine. Mi riferivo a quello del 96. Che era un librettino piccolo, 96. Io sono anziano, quindi mi ricordo. Ok, perché anche quello del 2006 fu un fascicolo, fu un libro abbastanza, era un pamphlet di 120-130 pagine. E quindi anche, e non a caso cito quella data, perché quello fu un esempio di coalizione mostre in cui c'era dentro tutto e poi alla fine non si decideva nulla, c'erano continui scontri tra alleati, ci fu un vertice drammatico nella Reggia di Caserta con tutti i leader di partito, ministri e sottosegretari, con Pannella che lasciò acceso il telefono in diretta su Radio Radicale, andò in onda una lite infinita tra leader del centro-sinistra. Insomma, è per questo che anche lì il capire cosa fare e dove andare, come nel centrodestra, è fondamentale ancor prima di capire chi poi sono gli alleati. In questa fase il PD ha il suo ruolo di player. Il PD che soffre è quella che è stata la sua politica degli ultimi 20 anni, cioè una politica fondata sul grande nemico, sull'esorcismo del grande nemico. Prima c'era Berlusconi, poi c'era Salvini, prima anti-berlusconismo e poi anti-sovranismo, e oggi si trova con la necessità di ricostruirsi una ragione sociale. Ricordiamo che il governo del 2019, il governo Conte 2, nacque non su una comunanza programmatica, ma nacque sulla necessità di non far vincere le elezioni al centrodestra, perché Salvini avrebbe fatto il Presidente del Consiglio. Io ricordo che si discuteva a quei tempi, anche nei talk sui giornali, più del toto ministri che francamente dei punti programmatici che arrivarono per ultimi. E questo, diciamo, è lo spirito di un'anomalia politica che va evitata. Volevo fare un flash sul Movimento 5 Stelle. Ci torniamo dopo, perché okay. Volevo andare da Livio Gigliuto, perché lo stesso gioco che abbiamo fatto, diciamo, prima, la stessa domanda su come è uscita, diciamo, come sono usciti i partiti dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, cartello numero 3, lo vediamo anche per l'alleanza del PD e del Movimento 5 Stelle. Quindi cercare di capire, insomma, in base all'elettorato, come ne è uscita l'alleanza, rafforzata o indebolita. E questo è il risultato, dove ne esce in sostanza, insomma, un indebolimento per uno su tre. E insomma, non cambia molto, no, rispetto a quello che abbiamo visto nell'elettorato, anzi nel versante, nello schieramento di centrodestra. Anche in questo caso la maggioranza degli elettori ritengono che si sia sostanzialmente indebolito, devo dire con un'intensità un po' minore rispetto a quello che abbiamo visto a destra, ma dipende anche dalle dichiarazioni dei leader. A destra davvero i principali leader hanno parlato molto di questa difficoltà nel mettersi insieme. A sinistra in realtà si sta parlando più delle divisioni interne al Movimento 5 Stelle, e abbiamo chiesto anche agli elettori, naturalmente, dei due partiti
protagonisti di questa eventuale alleanza, quanto vivessero effettivamente come rafforzata e indebolita questa coalizione dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Come vedete, anche in questo caso non che prevalga l'ottimismo sia tra gli elettori del Partito Democratico che tra quelli del Movimento 5 Stelle a pensare che ci sia stato addirittura un rafforzamento, e sostanzialmente uno su quattro, uno su cinque, insomma una parte veramente minoritaria dell'elettorato. In questo caso, nel caso del centro-sinistra, però sembra esserci una prevalenza, sia gli elettori del PD che quelli del Movimento 5 Stelle non danno tanto attenzione alla difficoltà nel mettersi insieme quanto alla difficoltà nel trovare quello che diceva anche prima molto bene Pippo Civati, e cioè un idem sentire, un'identità, qualche tema su cui trovarsi d'accordo. Perché, attenzione, nel centro-sinistra c'è un leader, anzi due leader, che piacciono sostanzialmente entrambi gli elettorati, e sono Giuseppe Conte e Enrico Letta. Sia Giuseppe Conte che Enrico Letta hanno un consenso trasversale nella coalizione. Giuseppe Conte è addirittura il leader preferito degli elettori del Partito Democratico, che quasi lo preferiscono addirittura al loro stesso segretario, ma Enrico Letta piace molto anche agli elettori del 5 Stelle. Quindi qui un tema più che personale, che invece era molto, come abbiamo visto nel centro-sinistra. Quindi resta ancora un punto di riferimento fortissimo per il centro-sinistra, citando, parafrasando Zingaretti. Giuseppe Conte è sicuramente ancora un protagonista che piace moltissimo a entrambi gli elettorati. Quello che sta succedendo è interno al Movimento 5 Stelle, in cui c'è una lievissima flessione del consenso di Giuseppe Conte, in realtà niente di così rilevante, e Luigi Di Maio tende lievissimamente a crescere in fiducia, ma non negli elettori del Movimento 5 Stelle, quanto negli elettori di centro, che vediamo lo considerano. Un attimo perché ci torniamo. Devo andare in pubblicità e poi la vediamo, insomma, quella che è la fiducia per quanto riguarda gli elettori di centro per i leader politici. Pochi minuti e torniamo in diretta. Allora, siamo rientrati in diretta, stiamo cercando di capire quello che succede all'interno dell'area del centro-sinistra e soprattutto quella che è la visione, insomma, di quello che è definito un campo largo dai leader, da Enrico Letta, da Giuseppe Conte. Ho interrotto Livio Gigliuto su quello che riguarda invece, e qui veniamo insomma all'altro tema, ovvero quello del centro. E cartello numero 6, lo dico per quanto riguarda la legge, la fiducia degli elettori di centro nei principali leader. E qui è un trionfo. Per quanto riguarda Mario Draghi, qui è un trionfo assoluto. Per quanto riguarda Mario Draghi, possiamo dire che era abbastanza prevedibile. Qui stiamo vedendo il dettaglio della fiducia di quel 16% di elettori che ci dicono: noi siamo di centro nei principali leader italiani. Chi cresce, chi va giù, chi ci guadagna? Mario Draghi sicuramente guadagna molto, guadagna 8 punti rispetto al totale dell'elettorato ed è, piace davvero, 3 elettori su 4, sarebbe il leader ideale, no? Di un partito di centro. Guadagnano anche molti altri leader, come vediamo. Questo conferma il fatto che davvero la maggior parte dei politici italiani, in realtà, anche per posizioni molto sfumate, molto moderate, manca un po' di radicalismo in molta politica italiana, piacciono moltissimo al centro. Piace Giuseppe Conte, Enrico Letta. Chi piace di più, chi guadagna di più? È Matteo Renzi, che guadagna 11 punti percentuali quando parliamo solo agli elettori di centro, mentre vediamo ancora una volta i leader di centrodestra non riescono, almeno sembra così, a parlare proprio a quella base elettorale. Infatti sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini che Silvio Berlusconi... Certo, è curioso che tra gli elettori di centro il leader Giorgia Meloni è sopra Matteo Renzi. Sì, è curioso, ma è anche la conseguenza del fatto che Giorgia Meloni ha un livello di fiducia generale davvero molto molto più alto rispetto a quello di Matteo Renzi. Ricordiamoci che parliamo di un leader, una leader che ha il 31% circa di fiducia generale su tutta la popolazione, contro uno che ha solo il 14%, quindi non consideriamo gli elettori come troppo diversi tra di loro, perché in realtà non lo sono così tanto. Anche negli elettori centristi, certo, la fiducia in Matteo Renzi non è altissima, però effettivamente una differenza rispetto al totale popolazione c'è, e di 11 punti è piuttosto rilevante. Insomma, se Matteo Renzi fosse il leader del principale partito di centro, però, per tornare alla sua giustissima, corretta osservazione, probabilmente non sarebbe il leader ideale, perché non riuscirebbe a parlare davvero a tutta quella base elettorale, cosa che farebbe bene davvero solo Mario Draghi. Detta Civati magari risulta come una provocazione, ma in questo momento Matteo Renzi guarda a destra o a sinistra? Ma lui guarda Matteo Renzi, diciamo, è abbastanza autobiografico di solito, quindi vuole costruire una posizione che è quella che gli è più congeniale, centrista,
con alcuni elementi di innovazione politica che nonostante tutto ha conservato, insomma, che continuamente rilancia, è uno sguardo molto più rilassato del resto del centro-sinistra verso le forze moderate. Peraltro lo spazio si è aperto, insomma, nel senso che evidentemente con la polarizzazione che c'è stata verso destra e questa corsa Salvini-Meloni ad accaparrarsi quei consensi, è chiaro che si è aperto uno spazio non banale al centro. Anche lo schema Draghi di governo, lo stesso, paradossalmente lo stesso governo precedente, insomma, queste grandi coalizioni aprono uno spazio significativo in mezzo. Nicola Mirenzi, appunto, per quanto riguarda diciamo, il campo largo e quindi diciamo, questo grande centro, anche lì c'è un problema diciamo, di consenso. Giliuto, quanto è? Avete fatto un calcolo diciamo, tirando dentro pezzi di Forza Italia fino a Matteo Renzi, quanto potrebbe valere quest'area? Allora, noi immaginiamo che sia un'area che raggiunga circa un elettore su cinque, un italiano su cinque, circa il 20%. Questo è il bacino elettorale di un eventuale partito di centro. Va detta una cosa, quei centristi, quel 16% che abbiamo fotografato prima, cercato di raccontare, abbiamo detto che uno su tre non vota sostanzialmente, o comunque non ha un'offerta politica che le rappresenti davvero. È interessante notare come il partito che votano di più in questo momento sia il Movimento 5 Stelle. Ecco, perché questo è l'altro problema, l'altro dato, nel senso che si è sempre detto che all'interno del Movimento 5 Stelle no, c'era una parte, diciamo che nel governo giallo-verde se n'è andata, un altro pezzo che è rimasto. Resta però un serbatoio, cioè cerchiamo di fare un salto avanti, data per assodata, assodato quello che diceva Mario Lavia, insomma sulla spinta, la propulsiva da parte del Movimento 5 Stelle. Però esiste un elettorato che già, voglio dire, si va a sommare un elettorato che non si riconosce in questo panorama diciamo politico. Che cosa potrebbe nascere subito dopo? Ma il centro è una delle cose più misteriose della politica italiana, almeno degli ultimi vent'anni, nel senso che è una cosa di cui diciamo è un oggetto che molti cercano di interpretare e alcuni hanno fatto dei partiti per cercare di interpretarlo e portarlo avanti, ma poi alla fine nessuno è riuscito mai a condensare, almeno in questi ultimi 10 anni intendo dire, poi se le cose cambieranno da qui a poco non lo so, però per esempio però è una zona molto affollata di leader, sì. E potenzialmente anche di elettori. Sì, hanno detto pure a Mario Draghi, ma lei ha interesse, insomma, lui la risposta non è stata proprio tenera. Ecco, secondo me la risposta che ha dato Mario Draghi ha ristretto un po' il capo del centro, nel senso che ovviamente con un leader come Draghi, ipoteticamente, secondo me avrebbe una consistenza un po' più larga che se lo dirigesse, non so, anche Matteo Renzi stesso. E quindi mi pare che sia una discussione quella sul centro che è misteriosa e sicuramente manca un po' di interpreti, perché non mi pare che ci siano delle figure in grado di portare questo centro ad una coagulazione, come direbbero in campo sanitario. Mario Lavia. Io dico che le cose che stiamo dicendo adesso forse avremmo dovuto dire anche prima, nel senso che la novità politica generale di questo anno, di questa fase, è Mario Draghi, e questo è testimoniato non solo dai sondaggi ma dalla realtà. Cioè tutto ruota intorno a Mario Draghi, e io penso che Draghi abbia cambiato anche la grammatica della politica, introducendo nel linguaggio politico e nella pratica politica una nozione di centro che non è una cosa astratta. Vuol dire, come moderatismo, non è una cosa astratta, vuol dire diciamo la consapevolezza di fare politica qui e ora, concretamente, cercando di cambiare le cose. Cioè il Draghi è veramente, secondo me, poi si può avere un giudizio diverso, di merito, però il suo tentativo è quello di cambiare le cose con il consenso, con una coalizione la più larga possibile, con il consenso naturalmente del Parlamento, con lo schermo del Presidente della Repubblica, e per questa strada disarticolare i vecchi poli. Lui in questo ci è riuscito. Ma perché la destra è in difficoltà? La destra è in difficoltà, la destra diciamo egemonizzata non da Mara Carfagna ma da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini, è in difficoltà perché rispetto al linguaggio e all'azione concreta di Mario Draghi, quella destra sovranista appare stonata, non è in sintonia. Per questo diciamo che
perde terreno, anche magari nei sondaggi non si vede neanche tantissimo, però si vede che perde terreno, lo vedi anche a partire dalle comunali, dalle regionali, via dicendo. Quindi io direi che il futuro per tornare al centro-sinistra, c'è un solo futuro, cioè è o il centro-sinistra si draghizza, cioè riesce a fare del programma e della linea, dell'agenda e del modo di fare politica di Draghi la sua cifra, oppure sarà sempre, diciamo, abbarbicato a un'idea vecchia, che è quella di mettere insieme i cocci per resistere contro la destra e via dicendo, ma non è una linea propulsiva neanche quella. L'unica speranza che ha il Partito Democratico, perché poi di quello si tratta, e delle altre forze che si citavano, Renzi, Calenda, è quella di dare corpo politico alla idea e alla prassi che Mario Draghi sta portando avanti nel paese. Questa è l'unica possibilità che ha per battere la testa. Allora, su questo però, Mario, finisco su questo. Perché non ci siano equivoci. Non significa che Draghi debba fare il capo politico. Significa che Draghi, la sua azione, il suo programma, deve essere l'azione e il programma del centro-sinistra e lui stesso magari indicato a governare ancora dopo il 2023. Solo così il centro-sinistra può vincere le elezioni. Allora, siamo d'accordo che quando Rino Formica scrive qualche cosa c'è sempre da leggerlo, no? Sì. E lo dico a tutti, anche agli ospiti qui in studio. Oggi sul Domani scrive questo editoriale: sta tornando il male sottile di far fallire il Parlamento. Il riferimento è alla, diciamo, l'operazione che c'è stata da parte non dello stesso Mario Draghi, comunque delle persone vicine a Mario Draghi, di portare Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica, molto criticato da parte di Rino Formica. Era il Presidente del Consiglio che ha di fatto organizzato la sua candidatura, del resto poi ha spiegato che se lui vuole un posto se lo cerca da sé, ed è quello che ha detto in conferenza stampa. Siamo a una battuta di arresto, ma non all'eliminazione di un rischio, che c'è un partito trasversale a tutti i partiti, che sbrigativamente chiamiamo il partito di Draghi, di chi ritiene che le difficoltà delle società complesse vadano superate attraverso lo svuotamento del funzionamento delle istituzioni democratiche. Si tratta di una tendenza eversiva, sempre presente nella società italiana, e fa una citazione abbastanza pesante: il golpe borghese, absit ignura verbis, cos'era? Era l'idea all'inizio degli anni 70 che le difficoltà andavano superate attraverso lo svuotamento delle istituzioni democratiche e la sostituzione autoritaria. Anche allora, nel giro di 3 ore, partì l'ordine di attivare l'eversione e di sospenderla. Ora, vado prima da Civati e poi da Lavia. Insomma, il paragone è abbastanza forte e tosto. Però esiste questo problema, diciamo, di fondo, del fatto che comunque si vogliono superare i problemi, vedi la soluzione Monti che c'è stata all'epoca, di superare il parlamentarismo cercando sempre la ricerca di un uomo che possa risolvere i problemi. Beh, il paragone con il golpe borghese è sbagliato, diciamoci la verità, insomma, anzi mi sembra una caduta di stile di un interprete invece sempre molto puntuale e preciso come Rino Formica. Dal punto di vista della situazione è quella che descrive, nel senso che il Parlamento non da Draghi è svuotato da tempo, è come dire, il frutto di un sistema di sistemi elettorali che non fanno capire le cose, che accrocchiano per poi disaccrocchiare, come abbiamo visto più di una volta, di larghissime intese che sono state determinate dal risultato elettorale ma anche dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo. Quindi sono tutto congiura perché il Parlamento, o almeno lo schema della politica parlamentare, sia messo in secondo piano. Su questo Formica ha ragione. Non so se il piano Draghi, diciamo, che la Via bene ha descritto, funzionerà. Mi chiedo però se sarà possibile continuare a tenere sotto tono le spinte politiche, insomma. Ci sono questioni, le disuguaglianze, che ne so, l'ambiente, il clima, su cui in quel moderatismo forse non dà le risposte, almeno per me, che la società italiana si aspetterebbe. Quindi la sinistra potrebbe, qualcuno, chiedersi: ok, ma Draghi davvero è il nostro leader? Perché già che fosse Conte il leader era grossa, però che il leader della sinistra italiana diventi Draghi, semplifico il ragionamento, mi sembra uno spostamento non banale degli accenti, no? Sulla parola politica. Dall'altra parte la destra deve decidere se affidarsi ai destremi, cioè a Salvini e Meloni, che peraltro lo diventeranno sempre di più e torneranno ad essere ancora più gagliardi, oppure se scegliere una strada
forse draghista anche a destra, ecco. Il paradosso è che tutti potrebbero volere Draghi oppure non potrebbe non funzionare questa strategia. Prima di andare da Mario Lavia per commentare quello che ha scritto da Danilo Formica, volevo intervenire Pietro su questo. Sì, su Formica, sul Parlamento. Mm. Insomma, al di là dell'iperbole del golpe borghese, che francamente mi pare un po' esagerata, però è vero anche un fatto, cioè che il Parlamento in quest'ultima fase si è ripreso il suo spazio. Noi abbiamo avuto un cambio di racconto all'interno dell'andamento del governo Draghi, che è stato durante la legge finanziaria. Cioè la legge finanziaria, l'ultima approvata, sì, ha cambiato la dialettica. Mentre prima Draghi sembrava, diciamo, il cyborg della politica, quando si è arrivato in discussione della legge con molti emendamenti saltati, il malcontento all'interno delle forze politiche, Draghi è sembrato più umano. E il riflesso di questo lo si è visto proprio durante l'elezione del Presidente della Repubblica, perché lì qual era il problema? Era che i gruppi parlamentari avevano un forte malcontento verso l'ipotesi di Draghi Presidente della Repubblica, e la grande spinta verso l'elezione di Mattarella è arrivata proprio dal Parlamento, perché mentre tutti i leader erano incartati del tutto nella discussione con nomi che venivano bruciati, tentativi da parte di questo o quell'altro di sorpassi, di trattative in solitaria, eccetera, il Parlamento man mano faceva montare l'onda su Mattarella. E quindi, perché giorno dopo giorno i voti su Mattarella crescevano, e quindi si è ripreso in una fisiologia democratica una sorta di centralità che per lungo tempo era mancata. Basti pensare ad esempio alla prassi dei DPCM di Conte, che hanno totalmente esautorato il ruolo parlamentare. Ma quindi è più debole o più forte il Parlamento, Mario Lavia? Bisogna tenere conto, io sono d'accordo con quello che diceva sia Nicola Mirenzi sia Pippo Civati, che adesso di Leo. Bisogna tenere conto anche di un fatto non secondario, cioè che noi appunto siamo in emergenza, finendo un'emergenza che dura da 2 anni, e in questa emergenza difficilmente si potevano organizzare grandi discussioni parlamentari, bisognava agire sì con i decreti, questa è stata la realtà politica, cioè noi sono 2 anni che siamo in un'emergenza, non è che Rino Formica può fare il paragone con il piano Solo, con il golpe borghese. Non siamo negli anni 60 dove tutto andava bene, c'erano le forze politiche di massa e via dicendo. Siamo in una situazione con 150.000 morti, quindi è un po' difficile che in questa condizione il Parlamento possa sviluppare chissà quale dialettica. Tuttavia io non vedo dei segni, diciamo, regressivi e tantomeno reazionari nel governo Draghi. Mi meraviglia che Rino Formica dica una cosa del genere, tanto più che lui è stato un grande dirigente socialista nel periodo di Bettino Craxi, che non è che uno che andasse proprio d'amore e d'accordo col Parlamento, quindi adesso questa predica, e che non avesse, diciamo, a che fare così, con il leaderismo, insomma, questa predica molto democraticista, direi, ecco, un po', mi sembra particolarmente fuori luogo. Dopodiché Draghi è uno che quando si rientra nella normalità, cioè adesso, sulla riforma della giustizia, sulla riforma del CSM, ha detto: io non porrò la fiducia, discute il Parlamento. Poi quando si va in Parlamento la verità è che esistono dei regolamenti e delle prassi parlamentari che impediscono che la politica, che il Parlamento entri in sintonia con i tempi, con le necessità di tempi urgenti, con la velocità ormai della storia. Questo è il punto, quello che bisogna modificare è il Parlamento, non è Mario Draghi. Infine voglio dire una cosa, io sono d'accordo con le cose che diceva Pippo Civati, e questo non è che è avvenuto moltissime volte negli ultimi anni. Io non penso che Draghi sia il leader della sinistra, debba diventare il leader della sinistra, non penso neanche che debba diventare il leader del centro. Io penso lui debba essere il punto di riferimento di uno schieramento riformatore che in suo nome e seguendo la sua linea e indicandolo a Palazzo Chigi può vincere le elezioni, questo penso. Quindi poteva essere un ottimo Presidente della Repubblica? No, meno male che a Palazzo Chigi. Perché la politica operativa si fa da Palazzo Chigi, non si fa dal Quirinale. Dal Quirinale si fa la garanzia di tutto, le grandi cose. La politica operativa, quella che serve per adesso per trovare i soldi contro il caro bollette, la politica operativa che serve a dare un ruolo all'Italia nel
difficilissimo contesto europeo, quasi di guerra, che si sta profilando. Quello si fa da Palazzo Chigi. E meno male che Draghi non è andato al Quirinale. Ce lo volevano mandare per interessi strani, ma meno male che il Parlamento, guarda caso, proprio il Parlamento, come ricordava Di Leo, ha voluto che Sergio Mattarella proseguisse la sua attività e che Mario Draghi restasse a Palazzo Chigi. Però, insomma, tornando a Nanni Moretti che abbiamo visto prima, no? Ovviamente una di quelle scene, diciamo, emblematiche di Nanni Moretti è quando, rivolta al televisore, guarda all'interno di un dibattito, di un porta a porta, D'Alema, alle domande, insomma, di Bruno Vespa, e cercava in qualche modo disperatamente Nanni Moretti di chiedere a D'Alema di qualcosa di sinistra, almeno una cosa di sinistra. O di qualcosa e basta. All'interno del Partito Democratico, che era ancora peggio, che voglio dire, in parte è un po' quello che diceva, insomma, Pippo Civati prima, dell'attuale situazione all'interno del Partito Democratico. La dico meglio: chi all'interno del Partito Democratico in questo momento potrebbe incarnare, dire, diciamo, qualcosa, in qualcosa. Qualche modo, in qualche modo, perché l'operazione di Enrico Letta è sicuramente un'operazione mostra da questo punto di vista, cioè cercare in qualche modo di portare avanti questa alleanza e credere ancora in questa alleanza all'interno del Movimento 5 Stelle. Ma chi potrebbe essere, diciamo, la figura che potrebbe incarnare, al di là di Giuseppe Conte, che in questo momento si trova in una situazione di oggettiva difficoltà, anche se i consensi sono molto molto alti all'interno del Partito Democratico, una figura magari all'interno del Partito Democratico nuova? So che ti faccio una domanda abbastanza complicata, però è giusto anche, come ad esempio Civati e Renzi in quella stagione politica, dal basso. Io penso a figure, ad esempio, di tipo Elly Schlein, chiarendo, insomma, quella che è una posizione, diciamo, da sinistra, ma anche all'interno del, diciamo, dell'area più moderata del Partito Democratico magari ci possono essere delle altre figure. Ma non tu intendi una figura che riesca a unire meglio il Movimento 5 Stelle e che faccia parte anche di una nuova generazione, ecco? Ma Elly Schlein è un nome, è una, ma peraltro trasversale, che piace a Civati? Beh, diciamo che abbiamo condiviso un lungo periodo, insomma, se Elly Schlein ha iniziato a fare politica è stato anche merito del mondo che frequentavo io, insomma, quindi non... Quando ci si chiudeva dentro le sezioni del Partito Democratico, no? No, quando ci si candidava alle elezioni europee e si veniva eletti. Esatto, un'altra stagione. No, ma sì. È una personalità, però ti posso dire, secondo me, di tutti i partiti di cui abbiamo parlato, forse il Partito Democratico è quello che sta messo un po' meglio, nel senso che forse perché c'hanno così tanti guai gli altri, che il Partito Democratico ne esce da questa cosa un po' come l'unico che ha un po' di stabilità, di come dire, che non sembra attraversato da eventi cataclismatici, per dirla in maniera roboante. Nicola, vai. Sai che hai il Partito Democratico? Posso dire una cosa? Prego. Il Partito Democratico di Letta si propone come forza tranquilla, come si diceva del Partito Socialista di Mitterrand tanti anni fa. Però questa forza tranquilla rischia di diventare una forza noiosa, una forza che non scalda i cuori, che non fa scoccare quella scintilla in grado di mobilitare un grande movimento di massa a favore delle riforme. Questo è il limite. Però la forza tranquilla era uno slogan della Democrazia Cristiana, se non mi ricordo, un po' di tempo fa. La Democrazia Cristiana. L'imprinting, certo, è quello, insomma. Prego Pippo, ci vate. No, è che questa stabilità, questa pax lettiana funziona, diciamo, quando non ci sono le elezioni. Io non so cosa, cioè non credo che ci si possa andare a fare scena muta alle elezioni dicendo aspettiamo che magari poi torna Mattarella, Draghi. Ecco, diciamo che la strategia quirinalizia alle elezioni potrebbe non pagare, ecco. No, il Partito Democratico che cosa dirà in campagna elettorale? Perché poi secondo il leader è Enrico Letta, non penso che ne cercheranno una, spero per loro che non ne cerchino un altro nel frattempo. Ci hanno abituato anche a fare così, quindi non si sa mai. Però se Enrico Letta è il candidato premier o comunque il capo di uno schieramento, che cosa dice? Questa è la domanda che tutti si aspettano. E la via ha ragione, insomma. Non è che con la sola imposizione delle mani si possa vincere le elezioni. Però è pur vero che lui dei temi forti li ha tirati fuori l'anno scorso. Se pensiamo dallo Ius Soli alla legge sull'omofobia, il voto ai sedicenni, cioè dei frangenti al momento sono titoli, ecco. Diciamo. Sono titoli, ma io parlo di economia e di lavoro, di unità nazionale. Io parlo di economia e di lavoro.
Quello potrebbe essere un altro capitolo. Io ringrazio tutti quanti gli ospiti. Prima di chiudere vi ricordo che è tornata la giornata di raccolta del farmaco, quindi invito tutti quanti ad andare possibilmente in farmacia, visto che l'abbiamo frequentata per i tamponi, però è il caso di portare, insomma, e dare una mano a chi non può permettere di portare i farmaci in oltre 5.000 farmacie. La giornata, che in realtà è una settimana, è cominciata martedì 8 e proseguirà fino a lunedì 14. E nel tempo, insomma, sono state raccolte centinaia di migliaia di confezioni, pari a milioni di euro, che possono effettivamente dare una mano per chi ne ha bisogno. Quindi l'invito è tutti quanti ad andare nelle farmacie che aderiscono a questa iniziativa. Ringrazio Pippo Civati, ringrazio Mario Lavia, Livio Gigliuto, Nicola Mirenzi e Piero Di Leo, che sono stati con me in studio dall'inizio di questa puntata. Non mi resta che augurare a tutti quanti voi buona domenica. Omnibus torna domani con Gaia Tortora. Grazie e buona domenica ancora.